Questo non è un vero commento, ma è uno spot, come abbiamo deciso di chiamarlo. Quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato approfondire nelle ultime 2 volte, in particolare, il tema dello strutturalismo. Dello strutturalismo, diciamo così, di quello che comporta guardare in faccia una certa rugata dello strutturalismo. Ci siamo dedicati a mostrare, per renderne conto, del fatto che lo strutturalismo è una parola molto spesso vuota, o che quantomeno merita di essere presa più sul serio di quanto non sia stato nella storia del suo enunciarsi. Abbiamo visto quanto lo strutturalismo è variopinto, per non dire vario. Ci sono versioni alternative, autoattribuzioni o delle attribuzioni del strutturalismo come valore epistemologico a alcuni percorsi intellettuali di personaggi di rilievo, e al tempo stesso quanto probabilmente meriterebbe di essere ripreso nella sua natura essenziale, che non può prescindere da alcuni criteri che lo definiscono. Io vorrei dire che non si può dire strutturalismo se non si prende sul serio il tema della differenza, per esempio. E che prendere sul serio il tema della differenza significa scavare in fondo alle condizioni trascendentali di una teoria della significazione. Il tema che è stato affrontato l'ultima volta, che era lo strutturalismo tra virgolette in verse da parte di Bellucci, è stato molto, molto interessante, proprio perché a verse è stato attribuito, per esempio, da parte di Augustin, come Bellucci ci ha raccontato, è stato attribuito un atteggiamento strutturalista. Io voglio ringraziare qui Francesco Bellucci perché ci ha dimostrato come questo sia sostenibile, diciamolo pure, insomma, in PERS non c'è una teoria della differenza, non c'è una teoria del sistema, c'è solo una interessantissima, profonda, importante teoria della relazione, ma questo non basta per potersi dire strutturalista. È un tema che ci è stato esposto molto bene. Insomma, secondo me l'intervento di Bellucci è stato molto utile per questo nostro percorso, perché ci ha mostrato con molta chiarezza quali sono i limiti di un certo gioco che si fa con la parola strutturalismo. I prossimi appuntamenti affronteranno temi nuovi in una linea che è per una teoria della significazione, quindi incontreremo sicuramente Jens, incontreremo sicuramente i problemi di epistemologia nelle scienze umane. Vi invito tutti pertanto a presenziare ai lavori del nostro seminario. Arrivederci.